Sono Maria Teresa Torchia e nella vita canto anche, sono una cantante di musica, di canto pop. Sappiamo che hai partecipato ad una bellissima trasmissione che ha a che fare con il canto. Sì, diciamo un paio di anni fa ho avuto, diciamo, l'onore e il piacere di partecipare ad All Together Now, il programma che andava su Canale 5, condotto da Michel Hunziker. Ero sul muro dei 100, perché siamo in 100 lì. Com'è stata come esperienza? È stata entusiasmante, mi sono divertita tanto, ho conosciuto tantissime persone con cui mi ci sento ancora oggi. È stato bellissimo. Io ho provato ad entrarci come cantante, però poi mi hanno virato sul muro, però diciamo è stato anche bello perché non avevi neanche tanto la tensione, perché i concorrenti erano un pochettino più in tensione giustamente per le performance che dovevano andare a fare. Quindi noi sul muro ci siamo proprio divertiti. Quali sono i cantanti ai quali ti ispiri? Allora, sono tantissime, diciamo che prediligo i cantanti italiani. Quindi mi ispiro tanto a Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, insomma questa scia qui. Hai inciso qualcosa? Sì, ho inciso un inedito, il mio inedito si chiama Un libro aperto, è stato scritto su una storia mia appunto autobiografica e cercavo lì di entrare però a Sanremo, perché ho fatto Aria Sanremo Tour e ho fatto step by step tutti i provini, sono riuscita a passarli, poi diciamo sono arrivata lì, a Sanremo ci sono arrivata, però poi mi sono fermata. Però è stata comunque un'esperienza bellissima. Ci riproverai? Ma sì, intanto finché resisto a cantare, sì. Qual è il problema della tua generazione per quanto riguarda la musica? Ma credo, ma allora molto, secondo me, è una questione di fortuna, devi essere al momento giusto, nel posto giusto. E poi diciamo che oggigiorno credo che gli autori, insomma il mondo musicale, le case discografiche puntino anche su una persona che magari non sa tanto cantare, perché ne abbiamo visti anche a Sanremo. Sei social? Sì, il giusto però, non moltissimo. Facebook no. Quali? Instagram. La tua generazione? Sì. In cosa sbaglia e in cosa invece è superiore alla generazione dei tuoi genitori, ad esempio? Cosa sbaglia? Credo ci sia tanta superficialità, le cose non te le devi sudare, ecco, non c'è secondo me lo spirito del sacrificio, il volere le cose tutte e subito, secondo me questo non va bene, invece piano piano secondo me con il sacrificio, con la costanza si raggiungono gli obiettivi prefissati, con gavette e con costanza e con umiltà. Secondo te quanto conta avere un agente buono? Il 99,9%. Sogno nel cassetto? Sogno nel cassetto, io sono ambiziosa, vorrei arrivarci a Sanremo un giorno, spero di arrivarci. Grazie. Grazie.